Erano da poco passate le 13:30 quando il pullman con a bordo la prima squadra del Cavallino ha preso la strada per Chianciano Terme, sede del ritiro, dove l'Arezzo svolgerà già nel pomeriggio la prima seduta di quelle in calendario fino all'esordio stagionale in Team Cup. Un orario forse un po' inconsueto, quello della partenza del pullman con a bordo Moscardelli, Cutolo e tutti i giocatori della prima squadra, compresi anche i giovani attualmente in prova e aggregati al gruppo. Mister Bellucci si è concesso ai microfoni prima della partenza, spiegando anche quelli che sono gli aspetti sui quali verterà il lavoro nella sede del ritiro. Ho toccato qualche situazione, abbiamo fatto già qualche lavoro con la palla, quindi le sensazioni sono già ottime. Adesso andremo in ritiro e lavoreremo di più, con molta più intensità e soprattutto ci conosceremo meglio, anche se siamo ad un ottimo punto. Per quanto riguarda ovviamente l'aspetto calcistico, c'è tanta curiosità, ma anche il fatto che è arrivato Cutolo, si sognano insomma questa coppia d'attacco Cutolo-Moscardelli che insomma scalda un po' i cuori. Ma devono scaldare i cuori tutti i giocatori che fanno parte dell'Arezzo. Cutolo e Moscardelli sono due giocatori forti per la categoria, lo sanno tutti. Però ne abbiamo anche altri forti che devono fare la differenza, che devono giocare per l'Arezzo. Quindi tutti insieme dobbiamo scaldare i cuori della città. Conferma il fatto che, come aveva detto nella conferenza stampa di presentazione, è un cantiere aperto ovviamente questa squadra che parte per il ritiro. Ma sì, ma soprattutto si dice cantiere aperto, ma soprattutto è per incidere sulla squadra parlando del mio lavoro. E quindi stiamo lavorando bene, abbiamo iniziato, lavoreremo più approfonditamente, poi sono sicuro che chi verrà verrà convinto di esserci, di dare una mano a tutto l'ambiente. E soprattutto con motivazione, quelle non devono mancare mai, ma ci starò molto attento sotto questo punto di vista. Il programma poi lo vedrete, è stato già tutto programmato anche dall'inizio, poi ci penserà la società a comunicarvi il tutto e noi andiamo là per lavorare sereni e per fare un grande lavoro, perché poi aspettiamo l'avversaria di Coppa Italia e non vediamo l'ora di iniziare a fare sul serio. In bocca al lupo. Crepi. La prima squadra soggiornerà all'hotel Miralaghi e farà il suo rientro in città a fine mese, in tempo per il primo turno di Team Cup. Martedì prossimo potrebbe già arrivare il sorteggio che delineerà il tabellone con gli accoppiamenti.